Il Carnevale a San Giovanni non poteva non mancare anche quest'anno, grazie appunto alla società del Carnevale San Giovannese. Mi trovo con Mauro Bighellini. Allora, quest'anno veramente tanti carri, tante cose nuove. Quest'anno ci siamo veramente superati. Io prima di tutto bisogna ringraziare questi ragazzi che hanno lavorato, ragazzi come me, ormai di una certa età, che hanno lavorato volontariamente e che mi sembra di essere arrivati a un livello molto, molto superiore rispetto agli altri anni. Ecco, ci sono carri che fanno un po' da parodia sia sulla politica sia sulla sanità, però è un modo per divertirsi e per far divertire. Certo, è un modo per divertirsi, perché la satira politica è, diciamo, l'humus in cui il carnevale si cresce, e noi abbiamo cercato di intervallare la satira politica internazionale con la satira politica locale. Abbiamo colto l'occasione della famosa diatriba che è venuto fuori in un comune limitrofo e abbiamo fatto la fettunta. Senti, il Carnevale a San Giovanni comunque richiama sempre tantissima gente e oggi il tempo è eccezionale. Ah, il tempo ci ha voluto veramente bene, dopo che ieri non abbiamo potuto tirare fuori i carri per ultimare gli ultimi montaggi. Abbiamo fatto da stamane, dalla mattina alle 9 fino a oggi alle 2:30. Questi ragazzi hanno lavorato, però ecco, quello, il rammarico grosso è quello che siamo fuori budget, perché la sicurezza ci ha imposto tutta una serie di spese che non ci si fa a coprirle tutte. Ecco. E qui abbiamo un altro gruppo, extraterrestri? No, questo è il passo avanti nel futuro, nelle prossime nostre vite. Noi forse non ci saremo più, ma ci divertiremo così. Senta, i grandi si vergognano, però ci si diverte tanto. Dentro di noi, come diceva qualcuno, c'è sempre un piccolo bambino. È bene non perderlo mai. Quindi vi divertite? Tantissimo. Il carnevale è uno dei pochi momenti in cui siamo liberi dall'espressione, liberi da ogni turbe mentali. Noi ci divertiamo tantissimo. E qui abbiamo un altro carro, l'Ape Maya e Friend. Com'è nata questa idea? Sinceramente deve cadere dietro, perché io sono, diciamo, all'ultimo minuto sono entrato, quindi i api sono dietro. Comunque è un divertimento anche per i grandi. È bellissimo, è una cosa fantastica. Com'è nata l'idea di creare questo gruppo di api? Quest'anno abbiamo puntato su un tema ecologico per insegnamento ai nostri bambini al rispetto della natura, degli animali. E le api sono operose, lavorano, e noi uguale, faremo uguale con loro per insegnare loro qualcosa di buono.